ha tutti i riflettori puntati addosso oggi. È certamente uno degli osservati speciali, difensori che dovranno faticare per fermarlo. Tifo scatenato sulle tribune del Molino Stadium quando manca poco all'inizio del match. Con me come sempre c'è Lele Adani. Rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Match di Premier League che si preannuncia davvero tutto da seguire. In campo Wolverhampton e Manchester City. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Paragna metri verso l'area. Ferma un'azione pericolosa qui. City che comincia così il match. Lo vediamo l'11 di partenza con l'aiuto della grafica. In porta Ederson. Difesa composta da Stones in coppia. La posizione è ottima, vediamo. Tiro deviato, palla che era destinata dello specchio. Si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice. Siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, eh. Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strade, altri aggiungersi con il passare delle giornate. Sono d'accordo con te, ho la sensazione che non ci annoieremo. Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire. È stato concesso un calcio di rigore in favore dell'Arsenal. Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Non è riuscito a imprimere forza e direzione al tiro. Non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 quando sono trascorsi 13 minuti. D'accordo, grazie. Ecco Bruno Guimaraes. Foden. Buono il contrasto. Taglia nel mezzo. Ottimo recupero del pallone. Una delle stelle in campo oggi. Riesce a leggere l'azione come pochi, anticipa la giocata, sa creare sempre dei problemi alla difesa. Ho marcato vista, Pier. È troppo rischioso dargli il tempo di ragionare. Attenzione, guarda, Pier. Grande intervento in tuffo del portiere. Palla messa dentro da Dembélé. Spazza via il pallone. Dembélé. Sale Camavinga. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Foden. Conclusione di battuta. C'è un gol ad Anfield, sentiamo. Prima rete della partita per il Liverpool. Rete che porta la firma dell'attaccante tedesco Timo Werner. Ha battuto il portiere con un colpo di testa di ottima fattura. Si sblocca dunque il match. 1-0, sono passati 26 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. La protegge bene col corpo. Interrompe l'azione e recupera palla. Può dare il vantaggio alla sua squadra. Ha segnato il Wolverhampton. Ha infilato il portiere con una conclusione chirurgica. Operazione rimonta adesso per il City, che è sotto nel punteggio. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Palla in rete, non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Hanno pareggiato dunque 1-1.
City in vantaggio alla voce del possesso palla. Ma i numeri non dicono tutto e infatti non stanno creando particolari pericoli dalle parti dell'area avversaria. Devono sfruttare meglio la loro supremazia territoriale. La palla deve girare più velocemente se vogliono mettere in difficoltà la retroguardia. Questo è l'unico modo per crearsi varchi per andare alla conclusione. Poco incisivi sono stati finora. Sarà difficile portarla a casa se non alzano il ritmo. Foden. Camavinga. Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. Non ferma un attimo, qua si è davvero superato. Miracolo sulla linea di porta. Pallone allontanato. Si chiude così la prima frazione. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Qualche problema si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave. Contrasto efficace. Protegge il pallone con il corpo. Non è solo. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. La gioca profonda. Si fa largo della tre quarti avversaria. Foden! E c'è il gol, l'ha messa dentro. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. C'è un gol al King Power Stadium? Sì, sentiamo. Prima rete del match per il Leicester. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo 53 minuti. Super Ederson su questo pallone. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Pallone in mezzo. Parata super del portiere che dice di no su questa girata di testa. Sembrava ormai battuto. È riuscito ad arrivarci con un intervento prodigioso. Intervento così, così, attenzione. Capisce tutto e ferma l'azione. Guendouzi. Sarà rimessa laterale per il Manchester City. Pari puntati sulla Premier per questa sfida su EATV. Si affronteranno Wolverhampton e Nottingham Forest. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Entrambi puntano molto alla sostanza. Aumentano l'intensità del pressing. Legge bene la situazione di conquista palla. Dembélé. Subito Anfield, ci sono novità. Terzo gol per il Liverpool. Risultato che ora è sul 3-0 quando siamo al 65esimo. Perfetto, grazie. Può metterla da lì. Il gol dei Citizens che aumentano il vantaggio e si portano a più 2. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Prova un pallone lungo. Va centralmente. En-Nesyri. È in fuori gioco, si vedeva anche da qui, deve stare più attento a queste situazioni. Sì, stare fermi serve solo a semplificare il compito alla difesa. Un altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EATV. Entrambe hanno giocatori in grado di fare la differenza. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Facile l'intervento di Ederson. Stones. Possono ripartire in contropiede. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. Attenzione, pericolo!
Gol del Manchester City. Un gol che unisce tecnica, potenza, fisico. Ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. È tra gli osservati speciali quest'oggi. Per lui 4 gol nelle ultime 3 partite, non mi stupirei se segnasse ancora. Squadre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Siamo a Manchester, all'Etihad, anche oggi sold out. Qui vi parla Piero Gipardo che con Lelia Dani commenterà il match. Scende in campo la Premier League. Si sfidano Manchester City e Leicester City. Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh? Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle 2 squadre in campo mantenerle. Questo è l'11 di partenza, eccolo, del Manchester City. In porta Ederson. In difesa Jule con Ruben Dias. Foden insieme a Ousmane Dembélé come centrocampista esterno. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Foden. Palla fermata benissimo dal difensore. C'è stato un gol nel match del Chelsea, andiamo a sentire. Prima rete. C'è spazio, occasione. E c'è il gol. Aveva la porta praticamente vuota e ha colpito. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Perdona l'interruzione precedente. Vi segnalo dunque il gol del Chelsea. Si sblocca dunque il match, siamo 1-0. Si inserisce bene e recupera. Lavorano bene il pallone quelli del City. Riconquistano palla qui. Foden. Grande intervento del difensore in area. C'è spazio per il Leicester che prova a salire. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Brutto disimpegno, attenzione. Può segnare da lì. Sicuro qui il portiere che blocca. Camavinga. Prova i pensieri del portiere. Conclusione murata. Ousmane Dembélé. Sale con il pallone. Lascia partire il tiro. Tentativo che finisce fra le braccia del portiere. Cross verso il centro dell'area. Allontana il pericolo. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata.
Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla allontanata, ma non è finita. Può essere il pallone del pareggio. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Frank Kessié. Kessié. Scatta verso la porta. Non ha avuto l'istinto giusto sotto porta. Palla tra le braccia del portiere. Rodrigo. Guendouzi. Occhio a Camavinga. Foden. Posizione interessante ma in offside. Mi aspettavo un maggior controllo del gioco oggi del Leinster. Percentuale di possesso fin qui inferiore a quelle degli avversari per le Foxes. Il dato però conta relativamente oggi, Pierre. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno, ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Ha il supporto dei compagni. Prova ad andare il City sulla fascia. Recupera palla alla grande nei 16 metri. Kessié. L'arbitro fischia punizione per il City. Camavinga. João Cancelo. Va da Cancelo. Cercare il pari senza troppa fretta, quindi può andare al tiro. Gol del Manchester City. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Giocata interessante per il compagno. Era una buona idea, ma c'è la posizione irregolare. Era una gran palla alle spalle della difesa. Peccato non l'abbia letta bene e abbia anticipato l'inserimento, Pier. La formazione avversaria si riprende il pallone. Subito a Tottenham, ci sono novità. Prima rete della partita per il Tottenham. Il gol dello svedese Dejan Kulusevski. L'errore della difesa ha spianato la strada all'attaccante che di fronte al portiere non ha perdonato. Si sblocca dunque il match, 1-0. I minuti trascorsi sono ora 41. Grazie dunque per l'aggiornamento. Iñigo Martinez. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. C'è spazio per il Leicester che prova a salire. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Primo pallone della ripresa. Tenta l'imbucata profonda. Salva tutto con questo intervento. Riccardo Pereira. Camavinga. Rodri. Occhio a Dembélé. Ottimo l'intercetto del pallone. Premier League protagonista nel prossimo turno con questa sfida. Ci sarà da divertirsi tra Manchester City e Southampton. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. Bravo qui, la tiene in campo. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà calcio di punizione contro il Manchester City. Ci sarà un cambio. Tocco verticale interessante. Iniziativa che non si concretizza. Phil Foden, e c'è la rete del Manchester City.
Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Di ATV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Lavorano bene il pallone quelli del City. Finisce qui il possesso del pallone. Ci mette il corpo. Che sì. Splendido lancio, attenzione qui. Tenta la conclusione, palla ribattuta. Occhio a Camavinga. Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano la sfida del Chelsea, sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Chelsea. Punteggio che ora è sul 2-1 al 69esimo. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Può metterla da lì. E c'è il gol, ancora lui, doppietta personale. Il tecnico sarà andato su tutte le furie per questo gol ed è difficile non essere d'accordo con lui, Pier. Lo vedi dal replay, no? Troppa leggerezza da parte della difesa in fase di disimpegno. Errori del genere li paghi a questi livelli. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Iñigo Martinez. Dialoga con Rafinha. Ottima lettura su una situazione complicata. Dato sul possesso palla vantaggio del City. Stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Intercetta il pallone in una zona complicata. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. C'è spazio per andare. Palla in mezzo verso Haaland. Cross troppo sul portiere che blocca con sicurezza. Foden, ecco la rete nel... più 3 in chiusura di match, il punto esclamativo. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. È tutto pronto al St. Mary's Stadium di Southampton, dove sta per andare in scena il match di oggi. Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente io non sono solo, con me come sempre c'è Lele Adani. Oggi protagonista la Premier League con un incontro che promette spettacolo.
Gara che vede di fronte Southampton e Manchester City. Questo, ragazzi, è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh? Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. Calcio di punizione per il City. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se ne è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier, il calcio è uno sport di contatto, eh? Non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. Dembélé, ecco la rete. Bravo a sfruttare l'occasione. E questa è l'immagine del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato, ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Si ricomincia con Southampton sotto di un gol. Subito Anfield, ci sono novità. Prima rete del match per il Liverpool. Rete che porta la firma dell'attaccante tedesco Timo Werner. Ha ribadito in rete da pochi passi mostrando grande fiuto per il gol. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo appena 6 minuti di gioco. Perfetto, grazie. Palla persa. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà calcio di punizione contro il Manchester City. Recupera e spazza via. Rodrigo. La smessa su Foden. Rodri. Guendouzi. Pallone riconquistato, possibilità. È cambiata la situazione a Stamford Bridge, andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Chelsea. Ha segnato il tedesco Kai Havertz. Conclusione impeccabile, niente da fare per il portiere. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 13 minuti. D'accordo, grazie. Giostrano per cercare di creare spazi. La traiettoria verso il centro. Bravo qui il difensore che allontana. Provano con il pressing. Palla in out, sarà rimessa laterale. Lingard. Pavard. È entrato bene qui con decisione. Wilson. Interessante la verticalizzazione qui. Tiro murato, cioè il pallone è ancora interessante. E c'è il tiro. Nessun problema per Ederson su questa conclusione. Ecco Bruno Guimaraes. Rodri. Entrata perfetta, palla in out, sarà rimessa con le mani. Ecco Bruno Guimaraes. Stones. Difende bene palla con il corpo. Palla recuperata dagli avversari. Foden. Palla gol per Dembélé. E c'è il gol di Dembélé. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sparcante da cui è scaturito il gol. A tu per tu col numero uno avversario, rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno.
Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Joao Cancelo. Ancora la circolazione di palla. Manovra che viene interrotta. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Ripartenza che viene subito fermata. Dembélé. Nuovamente su Dembélé. Dembélé. Subito Molineux, ci sono novità. Prima rete del match per il Wolverhampton. Rete messa a segno dal sudcoreano Wang Yi-chan. Portiere che qui l'ha combinata davvero grossa. Praticamente si è fatto gol da solo. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 42 minuti di gioco. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Dembélé. Finisce qui la prima metà di gara con le squadre che abbandonano il terreno. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Palla vagante adesso. Attenzione, è cambiato qualcosa il Molineux. Andiamo a sentire. Seconda rete della partita per il Wolverhampton. Rete messa a segno dal sudcoreano Wang Yi-chan. Doppietta per lui. Ha piazzato la sfera dove il portiere non poteva arrivare. Punteggio che ora è sul 2-0 dopo che sul cronometro sono trascorsi 48 minuti. Grazie, puntuale come sempre. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Sarebbe andato in porta. Appuntamento da non perdere per gli amanti della Premier League inglese. Incontro che vedrà affrontarsi Southampton e Nottingham Forest. Mi aspetto un match giocato a viso aperto da entrambe. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento. Pressing efficace qui, recuperano un pallone in zona interessante. Stones. Lancio profondo verso Foden. Buona qui la circolazione, non hanno nessuna fretta. Avanza col pallone tra i piedi. Grande tempestività di questo intervento. Dembélé. Recupero palla determinante. Potevano andare veramente in porta qui. È cambiato il punteggio del match dell'Arsenal. Andiamo a sentire come. Prima rete della partita per l'Arsenal. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo. Attenzione a Foden. Ribatte qui il tiro. Perde un pallone pericoloso. E c'è la rete del Manchester City. Gara che riparte, continua a segnare il City, vantaggio davvero importante. Perdonami per prima, ne approfitto per ribadire che ha segnato nuovamente l'Arsenal. Si sblocca dunque il match, siamo 1-0. Posizione netta di fuori gioco, nessun dubbio. City in vantaggio, la voce del possesso palla. Stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Subito Molineux, ci sono novità. Prima rete del match per il Manchester United. Rete firmata dal giovane nigeriano Osimhen. Male nell'occasione la difesa. Gli hanno concesso troppo spazio e lui se l'è preso tutto mostrando poi il conto. Punteggio che ora è sul 2-1 dopo 68 minuti di gioco. D'accordo, grazie. Possesso gestito male. Calcio di punizione per il City. Pronto il cambio nel Manchester City.
Si ripartirà col calcio di punizione per il City. Palla che si aspetta abbondantemente sul fondo. Era difficile battere il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era, gli è mancata completamente la mira. Andiamo a Birmingham, ci sono novità dal Villa Park. Seconda rete della partita per l'Aston Villa. Punteggio che ora è sul 2-0 al minuto 75. Perfetto, grazie. Cerca con questo lancio in profondità. Wilson. Si coordina e va. Efficace l'intervento del portiere. Occhio al pallone in mezzo. Senza problemi il portiere su questo corner, nonostante il contatto con l'avversario. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Tornano in possesso di palla. L'arbitro dice che si può giocare, norma del vantaggio. Ha spazio per andare. E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Stanno vincendo e provano adesso a giocare col cronometro, facendo correre a vuoto gli avversari. Foden. Cancelo. La smessa su Foden. Camavinga. Ottima la copertura. Wilson. Trasto pulito, sventa il tentativo avversario. E siamo entrati dunque negli ultimi 2 minuti. Lo supera benissimo. Calcio d'angolo a disposizione del City. Arriva il momento del cambio. Va direttamente in area. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo. Grande intervento. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Holland. Pericolo, ecco il tiro. E c'è la traversa. Brutta disattenzione, pericolosa. Foden. Può far male da lì. E c'è il gol, il punto esclamativo. 3 reti di vantaggio adesso e notte fonda per gli avversari. Ecco qua la fotografia dell'azione del gol. Ha avuto la forza di sottrarsi alla marcatura avversaria e di concludere imparabilmente a rete. Finisce anche il recupero. City che esce dal campo con i 3 punti. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno...